che ha fatto sognare, poi? Poi è venuta fuori la forza di una squadra che non è prima per caso. Insomma, noi oggi abbiamo fatto, è incredibile dirlo, però forse abbiamo fatto la più bella partita da inizio stagione, secondo me. Abbiamo creato tanto, insomma, potevamo fare il 2-0 all'ottavo, decimo minuto, adesso non mi ricordo, probabilmente avrebbe cambiato anche la partita, però abbiamo visto una squadra, secondo me, veramente, veramente forte, con dei singoli sopra la media per questa categoria. Anche se poi nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione grande per riaprirle e sarebbero mancati altri 45 minuti, ma con i Sheikh Ouimah non si fa niente. Sì, forse il gol alla fine del primo tempo non ha permesso una forte reazione, però indubbiamente, insomma, complimenti ai ragazzi perché questa è stata anche per loro una gran prestazione. Il risultato magari non dà proprio l'idea della giocata. Sì, sono pienamente d'accordo. Cioè, a me sinceramente girano un po' le scatole anche aver preso il quarto gol, perché sembra che oggi sia stata un'imbarcata, ma chi ha visto la partita sicuramente ha visto un Borgo bello vivo. Insomma, abbiamo giocato anche un buon, e se non un discreto calcio, soprattutto la prima mezz'ora. Poi ragazzi, bisogna sempre far conto anche con chi si gioca, con gli avversari, e gli avversari erano di spessore, di alto spessore, che dimostra che non sono primi in classifica a caso.